In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Il Padre ha deciso di rivelare le sue cose ai piccoli. Ma piccoli non è da intendersi i bambini. Sì, è vero che alcuni segreti divini del secolo scorso sono stati affidati a dei bambini. Pensiamo all'esperienza mistica dei piccoli di Fatima o di Lourdes. Ma è un'eccezione. Normalmente non sono i bambini che colgono le cose di Dio, ma i grandi che sanno farsi piccoli. Mi piace molto la dedica che fa Antoine de Saint-Exupéry a quel capolavoro della letteratura mondiale che è Il piccolo principe. Dice così: a Léon Vert chiedo scusa ai bambini per aver dedicato questo libro ad un adulto. Ho un buon motivo. Questo adulto è il miglior amico che ho al mondo. Ho un altro motivo. Questo adulto può capire tutto, anche i libri per bambini. Ho un terzo motivo. Questo adulto abita in Francia, dove ha fame e freddo. Ha gran bisogno di essere consolato. Se tutti questi motivi non bastano, voglio dedicare il libro al bambino che quest'adulto è stato molto tempo fa. Tutti gli adulti sono stati prima di tutto dei bambini, ma pochi di loro se lo ricordano. Quindi correggo la dedica a Léon Vert quando era bambino. Ecco, credo che Dio abbia fatto la stessa cosa con noi. Ha dedicato i misteri della teologia agli uomini, i suoi amici, ai grandi che sanno essere ancora bambini.